All'una di questa notte, i militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania, al termine di una complessa e articolata battuta di ricerca, hanno bloccato il 33enne Cosentino Antonino, ritenuto l'omicida di Ilardi Francesco, assassinato lo scorso 27 febbraio alle ore 19 circa in Aci Sant'Antonio. Alla base dell'omicidio vi sarebbero tensioni e rancori connessi alla sfera lavorativa della vittima e del presunto assassino. Ilardi Francesco, infatti, qualche mese fa si era separato dal socio, padre del Cosentino, per mettersi in proprio nel commercio di pollame. Cruciale per l'indagine è stata l'attività informativa posta in essere dai carabinieri sulla vita privata sia della vittima sia del presunto assassino, come anche l'acquisizione delle immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti in loco e le risultanze degli accertamenti tecnici della sezione investigazione scientifica del Comando Provinciale di Catania, che sono stati in grado di rinvenire all'interno dell'abitacolo dell'autovettura utilizzata dal killer, residui di polvere da sparo.